La sua fondazione risale al 1969, con sede a Daytona Beach, in Florida, e il campionato IMSA, International Motorsports Association, giunto alla 52esima edizione. Rappresenta la massima categoria dell'endurance negli Stati Uniti. Precedentemente si chiamava United Sports Car Championship, nato dalle ceneri dell'American Le Mans Series. In sostanza, un campionato con un concentrato di vetture non solo velocissime, ma soprattutto affidabili, in grado di resistere alle sollecitazioni delle gare di durata. Le categorie all'inizio erano GT, Turismo, e Gruppo 5 sovralimentate, denominate GTX. Successivamente sono entrate nel regolamento le Gran Turismo Prototipo, GTP, e le Sport Prototipo. Chi guarda con entusiasmo in questa stagione la sfida a stelle e strisce nella serie IMSA è il team Cetilar Racing, l'unica squadra all made in Italy, targata Ferrari 488 GT3 con il supporto di AF Corse, che con il numero 47 ha schierato nel Mondiale Endurance i piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernaggiotto e Antonio Fuoco, mentre Andrea Belicchi continuerà a ricoprire in pista l'importante ruolo di coordinamento. E proprio il team Cetilar, alla 12 ore di Sebring, secondo appuntamento dell'IMSA, torna al successo nella classe GTD al volante della Ferrari. Una nuova esperienza, nuove regole, nuovo continente, anche se Daytona l'avevamo già vista lo scorso anno con il P2, però il risultato è stato diverso. In realtà sono solo cambiati alcuni dettagli che però in gare endurance così difficili e così competitivi fanno la differenza. C'è poco da dire. Anche se non è stata una gara semplice, anzi tutto il contrario. E non è stata nemmeno una gara senza errori. È stata una gara comunque dove abbiamo fatto degli errori, io ho fatto un errore importante, ma la fortuna questa volta non è mancata come a Daytona, qui invece ci ha aiutato e ci ha permesso di non avere danni importanti sulla vettura a livello meccanico. Performance perfetta per il trio Lacorte, Sernaggiotto e Fuoco, che dopo un problema a metà gara ha saputo recuperare con una serie di sorpassi posizioni su posizioni. È al momento molto stanco, però sono veramente contento perché abbiamo fatto una grandissima gara, abbiamo avuto momenti di alti e bassi, però abbiamo spinto fino alla fine tutti e tre. Sono veramente contento per la squadra, per tutti, perché hanno fatto un lavoro fantastico, abbiamo riparato la macchina con il nastro tante volte e ha continuato a funzionare fino alla fine, quindi è merito di tutti questa vittoria. In questo momento sono veramente, veramente contento e speriamo di continuare così.
dimensione di quello che abbiamo fatto me l'ha data una chiacchierata che ho fatto a Spa l'altro giorno con eravamo io, Luca Badoer e Emerson Fittipaldi e tutte e due hanno avuto proprio delle hanno riconosciuto, no, quello che ho fatto con delle parole molto belle, molto tecniche, molto da piloti e avere, cioè essere in quel contesto tra questi piloti, una leggenda vivente come Emerson Fittipaldi che ti fa sentire, mi ha fatto sentire la loro altezza. Cioè lì mi sono sentito una sorta di consacrazione, un grande rispetto. Se te hai un forte rispetto da parte di piloti come questi, significa che insomma realizzi che hai fatto qualcosa di bello. Tutti perfetti i protagonisti sulla Ferrari 488 GT3 Evo numero 47 e finalmente il sogno tricolore si realizza con il successo nella 12 ore più prestigiosa del mondo. Let's hear it one more time for our GTD class winners.